Grazie signor De Fanti per il suo impegno e per l'impegno che dimostra quotidianamente anche il CCDU, appunto l'associazione che rappresenta. Riprendiamo dal titolo appunto di questo convegno, Psicofarmaci, la prima droga. Abbiamo oggi qui a fianco due persone insomma, che ci presenteranno i loro progetti, tra cui appunto la fondatrice del programma internazionale Vivere senza psicofarmaci. Ma questa sarà un'ulteriore tappa e ci addentriamo proprio a come si arriva alle diagnosi e a tutto il percorso che vengono sottoposti dei bambini. Innanzitutto non so se avete già avuto modo di visitare la mostra che trovate al teatro qui a fianco, vi invito a farla magari a fine convegno, perché sì, è tutto dedicato alla storia. Nei primi 900 e poi, ma anche prima, anche nell'800, tutto quello che succedeva nella psichiatria o tutto quello che potete vedere e ammirare purtroppo. La domanda che ci si pone è veramente passato quello che vedremo in quella mostra? Purtroppo, insomma, anche nel presente succedono queste cose. Io inizierei proprio con la professoressa Vincenza Palmieri, insomma, che è venuta fino da Roma qua per allietare tutta la sua professionalità e mettere a frutto nostro. Inizierei proprio dal silenzio delle vittime, da come si costruisce la loro fiducia e quanto importante è la fiducia per questi chiamati pazienti, ma che sono bambini. Grazie per il fatto di essere qui, ma soprattutto grazie per il clima che già si percepisce forte perché non c'è niente di male ad avere dei dubbi ogni tanto nella vita, non c'è niente di male ad avere paura, non c'è niente di male a stare in silenzio, può accadere, ma a un certo punto della nostra vita dobbiamo giungere a prendere tutto il nostro coraggio e a parlare ovunque siamo, chiunque siamo, in qualunque ruolo noi ci troviamo. Ci siamo detti prima di incominciare questo convegno, abbiamo tante cose da dire, forse dovremmo stare giorni e giorni, perché gli aspetti che possiamo sviscerare insieme sono così tanti e sarebbe così bello che tutti potessero anche portare la propria esperienza, non soltanto noi. Lavoriamo sulla base delle esperienze e quindi quello che io vorrei fare oggi con voi qui è portare 30 anni di lavoro con i bambini e con le famiglie. La giornalista Gambarotto ha introdotto così spontaneamente come avevamo pensato di condurre questo pomeriggio. Quindi mettendo un po' in evidenza quelli che potevano essere gli aspetti da condividere. Il silenzio, e poco prima Silvio De Fanti ha parlato di ascolto dei bambini. Ecco, vedete, in questo range meraviglioso che è l'ascolto e il silenzio, ci andiamo a collocare proprio noi. Perché? Perché quando si tratta di disagio, quando si tratta di dolore, quando si tratta del nostro vissuto più profondo e di quelle cose che spesso non possiamo dire a nessuno, perché se un giorno mai le avessimo dette forse oggi staremmo un pochino meglio, quando si tratta di tutto questo stiamo trascinando dietro un peso che è il silenzio. Allora sì, dobbiamo imparare ad ascoltare, iniziando dai bambini, ma ascoltare che cosa? Abbiamo imparato nel corso della nostra esperienza che ciò che più dobbiamo imparare è proprio il silenzio, cioè le cose non dette, quegli indicatori, quei messaggi, quei comportamenti che rappresentano quello che accadrà dopo. E guardate, non c'è bisogno di essere psicologi, pedagogisti, magi, di avere una sfera di cristallo, è molto semplice, è molto palpabile, perché dentro questo silenzio c'è appunto tutto quello che è accaduto e che può accadere. Le famiglie, vedete il titolo, no? Psicofarmaci ai bambini, la prima droga. Sì, è assolutamente la prima droga, ma dobbiamo evidenziare un fatto importantissimo: è la prima droga per i bambini, e vi farò vedere delle cose, speravo di farvele vedere un po' più in grande, farò girare un computer con delle immagini che vorrei fortemente che vedeste e portaste nel cuore. Dicevo, sì, è la prima droga per i bambini, ma il trattamento psico
farmacologico, il trattamento psichiatrico, l'abuso primario, prima ancora di essere sui bambini, l'abbiamo ormai sperimentato anche nell'esperienza proprio oggettiva di situazioni che sono arrivate poi nei tribunali, situazioni di tipo legale di cui ci siamo occupati insieme. I primi ad essere abusati, i primi ad essere trattati sono i genitori, sono le famiglie. Perché? Perché si arriva ad un bambino, ma si arriva a quel bambino attraverso i genitori, le famiglie e la scuola. C'è un tramite attraverso cui tutto questo passa. Ecco perché bisogna essere formati, informati. Non si arriva mai al bambino, si passa attraverso le leggi, le norme, le diagnosi abusate, ma quando parliamo di minori noi ce lo dobbiamo ricordare, c'è sempre un adulto che firma, c'è sempre un adulto che ha responsabilità. Negli ultimi anni pare che l'abuso di prescrizioni psicofarmacologiche ai minori si è aumentato del 280%, e questi sono dati neanche tanto veri, perché la verità noi non l'abbiamo, perché ricercando su tutti i sistemi dell'Istituto Superiore di Sanità, i dati Istat e quant'altro, noi troviamo ad esempio il consumo di psicofarmaci ai minori 0-14 anni. Ma se io voglio andare a vedere che cosa accade agli adolescenti, no, di cui tanto ci occupiamo e che è diventata una nuova bella fetta ultimamente, se vado a vedere quella fascia lì che è 14-18 anni, che sempre minori sono, sempre ci vuole un genitore che firma, dati sugli adolescenti non ce ne sono. Dati sulla somministrazione di psicofarmaci e di trattamenti sanitari obbligatori a questi ragazzi non ce ne sono. Sappiamo che 70 minori in quella fascia di età ogni anno viene ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio, ma non sappiamo che cosa accade fuori dal trattamento sanitario obbligatorio, non sono certo 70. E per quella che è la nostra esperienza, per quella che è la mia esperienza con il programma Vivere Senza Psicofarmaci, personalmente io vedo decine di adolescenti ogni settimana che sono già finiti nell'imbuto psichiatrico, cioè già hanno avviato una carriera che era di silenzio prima e che è diventata di prescrizioni farmacologiche dopo. Guardate, arrivano da noi con delle ricette con 8 psicofarmaci, 6 psicofarmaci, e allora vedete come il giro è completo, c'è un genitore che in qualche modo in primo luogo deve avere accettato. Poi è chiaro che ci sono dei genitori meravigliosi, dei genitori che hanno rischiato loro per primi il TSO, che erano già formati e informati prima, dei genitori che hanno perso anche la patria potestà perché si sono rifiutati di accettare le diagnosi e di somministrare psicofarmaci ai propri figli. Però tanti, questo tipo di consapevolezza, questo tipo di conoscenze, questo tipo di coraggio non ce l'hanno. E allora arrivano da noi a 16 anni, cioè da quanto tempo prendi psicofarmaci? Ah, 6 anni. E perché? Perché mi hanno iniziato a darmene uno e non sono stato tanto bene con quell'uno. Avevo sonno, mi addormentavo, allora mi hanno dato anche quest'altro perché dovevano tirarmi su. Poi quell'altro, mentre prendevo anche quell'altro, mi sentivo un pochino agitato. Allora hanno modificato con un'altra sostanza e poi un'altra e un'altra ancora, fino ad arrivare a uno shock chimico, perché 8 veleni di quel tipo non possono che essere uno shock, perché non esiste mai, non mi è mai capitato in tanti anni di lavoro di verificare che a fronte di una reazione abnorme da assunzione di psicofarmaco si sia pensato mai che quella reazione potesse essere un effetto collaterale del farmaco e quindi ridurlo e quindi eliminarlo. No, su quell'effetto collaterale
collaterale, ne costruiamo su, perché se è agitato dobbiamo dare sedativo, se prende sedativo dobbiamo dare un pochino di anfetamina, poi magari bisogna dare uno stabilizzatore dell'umore. E quando il ragazzo ha incominciato a non essere più comprensibile a quello specialista che lo aveva in cura, ecco che necessariamente un antipsicotico, cioè sempre di più il neurolettico, sempre di più, con tutti gli effetti collaterali possibili. In Italia oggi abbiamo qualcosa come 11 principi attivi che sono dimostrati essere molecole che inducono la tendenza suicidaria. È chiaro che le informazioni che io vi do sono informazioni del Ministero della Sanità, sono dati che voi potete trovare sui siti ufficiali, sono dati che vengono dalla comunità scientifica, quindi sono assolutamente attendibili, almeno per quanto riguarda il minimo, perché non c'è niente che possa essere dimostrato che sia soltanto così. Cioè, se noi abbiamo 11 molecole, io non so se sono veramente 11 molecole. Quando noi poi abbiamo messo le mani in pasta, abbiamo scoperto che c'è sempre molto di più. Quindi prendiamo questi dati come minimo attendibile. E allora, se noi mettiamo in giro al piccolo amico nostro, il piccolo bambino di 7 anni, no? E gli diamo il Risperdal, e quando è noto che il Risperdal ha effetti devastanti e induce anche la tendenza suicidaria, nonché il suicidio, come dimostrato da tanta documentazione scientifica, e allora che cosa stiamo facendo? Stiamo creando le condizioni per nessun ascolto, nessuna osservazione, nessuna scienza, ma un disegno che è attaccabile. È attaccabile, è incostituzionale. Noi stiamo andando in questa direzione. Dicevo prima che ci può essere un momento nella nostra vita in cui abbiamo osservato e siamo stati in silenzio, abbiamo avuto il dubbio che forse quello che diceva qualcuno a caso, il CCDU, era sbagliato, oppure ma forse l'avvocato Miragli esagerava, e forse qualcun altro chissà che cosa, che competenze aveva per dire questo. Ma adesso abbiamo i dati, abbiamo le testimonianze, abbiamo le risultanze. Guardate che una diagnosi durante un fatto acuto, no? Spesso ci arrivano dei ragazzi, soprattutto quando sono passati anche per il tribunale, e allora abbiamo da fare un lavoro peritale, un po' di controllo di tutte quelle che sono state le risultanze fino a quel momento. E che cosa scopriamo? Scopriamo che il ragazzo è arrivato in un fatto acuto, cioè un momento di esuberanza, un momento in cui ha identificato il mito di Gian Burrasca, diciamo noi, no? Ne ha combinata qualcuna delle sue, è finito in un reparto di pronto soccorso in neuropsichiatria e bisognava fare una diagnosi. Spesso noi troviamo prima la terapia e poi la diagnosi. E quando dico terapia, non dico un leggero sedativo che possa calmare le intemperanze di quel ragazzo. Io quando dico terapia, dico una miscellanea terribile, un atto violento commesso su quel ragazzo. Sto parlando di un ragazzo di 14 anni. Prima la terapia psicofarmacologica devastante, poi una diagnosi. E quando arriva la diagnosi, in genere parliamo di atti, documenti cartacei che sono sempre depositati presso il nostro istituto. Dicevo, quando arrivano alla diagnosi, questa diagnosi, se noi guardiamo il tempo di ingresso al pronto soccorso e il tempo di trasferimento al reparto, il tempo di uscita, il tempo in cui la mamma arriva e dice me lo porto via, guardate, è passato a volte un'ora, 40 minuti, un'ora e mezza, a volte è 2 ore il massimo. Ma come si può fare una diagnosi durante un fatto acuto? Guardate, questo concetto è molto importante. Io posso avere un dolore di pancia, mi fa male la pancia e vado al pronto soccorso.
Ma il mal di pancia, che cos'è in quel momento? Non mi si può fare una diagnosi di tumore devastante con metastasi dopo un'ora che io sono al pronto soccorso. Una diagnosi di questo tipo ha bisogno di tempo, ha bisogno di indagini, ha bisogno di ascolto, ha bisogno di capire. Stiamo parlando sempre di un ragazzino. Com'è possibile? Allora, questo tipo di osservazione scientifica, come richiesto, questo tipo di indagine non avviene, però la diagnosi è fatta, il trasferimento al reparto è fatto, l'inizio della carriera di malato mentale per quel bambino si è avviato, ed è un bambino, perché a 14 anni mio figlio, vostro figlio, è un bambino, e noi non possiamo scrivere a lettere di fuoco un documento ufficiale che rimarrà in per tutta la vita di quel bambino. Noi non possiamo scrivere dopo un'ora disturbo borderline della personalità, salvo poi il giorno dopo a cambiarlo in disturbo schizoaffettivo bipolare. Voi non avete idea di quello che c'è, salvo poi quel ragazzino lì, se noi riusciamo a prenderlo in braccio, riusciamo a parlarci e a scoprire semplicemente che voleva fare una bravata con i suoi amici, a scoprire che magari c'ha una storia, no, anche familiare, che ha bisogno di un sostegno, di un supporto, a scoprire che sin da quando aveva 6 anni gli volevano dare il Ritalin perché a scuola era un pochino vivace. E allora come possiamo, se non sappiamo tutte queste cose, come possiamo arrivare nell'arco di un'ora a concepire una diagnosi che sarà l'inizio di una carriera? Perché guardate, la carriera in psichiatria per i bambini è proprio quella carriera che vi ho detto prima: primo farmaco, secondo farmaco, terzo farmaco. Quando arrivano da noi per iniziare il programma di dismissione, che negli ultimi 2 anni ha aiutato circa 600 tra bambini e adolescenti e anche adulti, e allora noi dobbiamo smontare un castello, dobbiamo capire chi c'è, chi è dietro quella corazza di psicofarmaco, di sostanze contrarie e avverse tra di loro. E allora questo è diritto, questo è rispetto della Costituzione. Io lo urlo fortemente e come sempre lo porterò nelle sedi istituzionali e nelle sedi accademiche. Questa è incostituzionalità, questa è violazione dei diritti da nessuna parte. Guardate che neanche la, diciamo, l'accademicità più bacchettona può più condividere questo tipo di approccio al disturbo, al disagio, alla sofferenza. Non è più possibile accettare, è illegale. Quando vi trovate diagnosi di questo tipo fatte istantaneamente, le potete contestare e vincerete la vostra battaglia. Quando ad un bambino, ancor prima di appurare se è possibile ottenere una modificazione della performance scolastica, qualcuno lo indirizza verso il servizio di neuropsichiatria infantile, voi potete vincere questa battaglia. Perché queste sono condizioni che sono create sul falso scientifico, sul falso accademico, sulla incostituzionalità e quindi sulla mancanza di aderenza a quelle che sono le norme di base. E le famiglie in questo hanno un ruolo vitale. Le associazioni, professionisti, tutti noi insieme continueremo a fare di questo la nostra vita fin nelle viscere, e penso che questo si osserva e voi la state recependo completamente. Ma deve passare oltre quella porta, dovete portarla a casa, dovete spiegarla ai vicini di casa, perché è attraverso le famiglie che questo potere terribile, che è solo un potere economico, non è niente di più che un potere economico, si va radicando. Dicevo prima, sono i genitori ad entrare in trattamento psichiatrico prima dei propri figli. Io volevo farvi vedere qualche cosa. Il dottor Bonici ci deve un attimo aiutare perché non riusciamo a vederlo sul video. Vi avevo preparato qualche foto. Io
Voglio rispondere con queste immagini, ho tante altre cose da dirvi, ma insomma magari col tempo anche. Dicevo, volevo rispondere con le immagini alla domanda: gli psicofarmaci, la mia prima droga, psicofarmaci, allora sì. Qualcuno dice di no, dice che non è vero. Io volevo farvi vedere quale foto hai preparato da, come prima. Ecco, possiamo far vedere quell'altra, quella con il cucchiaino. Una comunicazione di servizio, se è possibile portare ancora qualche sedia, ce n'è fuori, per le persone che sono in piedi. Ma piuttosto le mettiamo in mezzo, ma mi spiace vedervi in piedi, scusate. No, ma ci provvediamo noi. Grazie. Sì, anche tu qui davanti, non è un problema. Allora, quella che state vedendo ora è della mela grattugiata su un cucchiaino. E quelle briciole colorate che vedete su quel cucchiaino, su quella mela grattugiata, è Ritalin. Il Ritalin distribuito in maniera omogenea su una mela grattugiata o su un omogeneizzato. E questo fa parte di quel tipo di indicazioni per i genitori. Ho partecipato a un congresso quest'anno e in questo congresso era un congresso di psichiatria. Questo congresso era molto chiaro che le famiglie dovevano essere formate, ma dovevano essere formate a strategicamente individuare il modo più semplice per far assumere psicofarmaco al proprio bambino senza che questi se ne accorgesse, quindi con la distribuzione sul cucchiaino dell'omogeneizzato. Guardate, genitori, non è un problema, è molto semplice. Allora, a che età i bambini mangiano l'omogeneizzato e la mela grattugiata? 4-5 mesi, possono mangiarla anche a un anno, due anni, volendo? Benissimo, io non so a quanti mesi, vediamo anche il toast cortesemente, io non so a quanti mesi si riferissero, però quelle erano le istruzioni per l'uso. I vostri bambini non lo vorranno, glielo potete dare così, e se sono un pochino più grandicelli allora glielo diamo in un altro modo, facciamolo vedere dall'alto senza magari girare perché è più grande e si vede. Lo possiamo mettere su un toast dalla faccia carina, non è la pubblicità dello stracchino o della panna, è il modo con cui il farmaco deve essere messo su un toast carino, simpatico, con la faccina simpatica, gli occhi fatti con i pomodori e quant'altro. Queste sono le istruzioni per i genitori, queste sono le indicazioni per tradire la fiducia dei nostri ragazzi. E credo che quando siamo arrivati al punto che il lavoro da fare sui genitori è proprio quello di indirizzarli su come tradire la fiducia dei propri ragazzi, credo che su quello, molto più ancora che incostituzionale, molto più ancora che diabolico, è molto chiaro il disegno. È la mia prima droga, sì, perché lo stesso Ministero della Sanità ha diffuso il dato che il 25% dei ragazzi diventano dipendenti. La verità è che invece noi sappiamo che è il 100% delle persone che assumono psicofarmaci diventano dipendenti, e quando iniziano da una mela grattugiato o da un toast significa davvero che abbiamo leso il più importante diritto di un essere umano, che è soprattutto, oltre al diritto alla verità e al diritto alla dignità, è il diritto alla fiducia. E su questo
noi dobbiamo basare tutte le relazioni umane. Se vogliamo essere scienziati, se vogliamo essere giornalisti, se vogliamo essere avvocati, se vogliamo essere umanitari, se vogliamo essere, perché no, anche psichiatri, qualunque sia il ruolo che abbiamo, genitori, insegnanti, il primo diritto, il primo dovere è il diritto alla fiducia. Su questo costruire la verità. La scienza ci può aiutare a diventare molto più forti e soprattutto la costruzione di una rete forte, di una rete che sia in comunicazione, andando oltre quel momento in cui abbiamo avuto paura, abbiamo avuto un dubbio, ed arrivare ad oggi, che è il momento del coraggio e della verità. Grazie.